Ecosostenibilità e risparmio energetico? Il governo Renzi deve fare i conti con l'eredità lasciata dall'ex ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, che comprende anche un lungo elenco di bici elettriche e quadricicli ecologici acquistati con fondi europei negli ultimi anni. Nel 2009, durante il G8 Ambiente a Siracusa, terra della Prestigiacomo, sono arrivate 150 bici elettriche e la città è stata dotata di cicloposteggi videosorvegliati. Costo totale 2 milioni e mezzo di euro. A distanza di 5 anni siamo andati a verificare come funziona il progetto. Siamo nello spiazzale antistante la stazione e alle mie spalle ci sono le colonnine del progetto GoBike inutilizzate. Le cosiddette cattedrali nel deserto, nel senso che si fanno dei bei progetti inizialmente, ma poi nella realizzazione si perdono. Seguendo la mappa delle postazioni abbiamo visitato la splendida Piazza Archimede, dove il cicloposteggio è stato abbandonato e le bici sono sparite. Come tutti i progetti nostri, no? Nostri intendo italiani. Incominciano come se uno scoprisse il mondo e poi piano piano si abbandonano. E qui siamo sul molo Sant'Antonio, ci sono decine e decine di colonnine completamente abbandonate. Anche in questo caso delle biciclette nessuna traccia. Le 15 ciclostazioni che ci sono a Siracusa sono tutte vuote. Siamo all'ingresso dell'ex mercato del pesce di Siracusa, guardate che fine hanno fatto i veicoli elettrici e le biciclette finanziate con milioni di euro di fondi pubblici. A questo punto siamo andati a chiedere spiegazioni al sindaco. Abbiamo visto 60.000 euro di interventi per le go bike e stanno già lavorando per rimetterle in funzione. E io ho dato come data maggio, ma probabilmente ce la facciamo anche prima. Preferisco sempre mantenermi largo con le proiezioni per evitare poi di dire date che possono anche non essere corrette. Non ci resta che attendere e tornare a Siracusa prima dell'estate per verificare se il sindaco interverrà sull'ennesimo spreco pagato dai cittadini.